troppo comodo per lui, si sta a fare le vacanze sull'isola. Poi, dato che parliamo del porto romano, perché per chi scende in spiaggia, sempre a sinistra noi, su in alto si vede una cosa a tre colori, la vedete col giallo centrale, c'è cioè messa a destra o a sinistra, quella della buonanima di Gigi Proietti, col giallo centrale in alto là. Adesso ci vengono le piglie. Poi sempre qua sulla nostra destra, questa è una delle nostre navi cisterne, adesso fino a fine luglio ce ne sono 4 e agosto ce ne sono 5 e caricano l'acqua sia a Napoli che a Gaeta, perché adesso agosto arriviamo sulle 35-40.000 presenze su 2.000 residenti. Sempre un po' d'attenzione che ci sono centinaia di barche in uscita, mare calmo, come possono arrivare le onde all'improvviso, non abbassate mai la guardia, che qua il mare è come le donne, comanda lui. Rosanna americana questa è. Poi sempre qua a destra noi, vedete su un alto c'è questa struttura quadrata bianca, questa è una struttura borbonica del 1700, perché è proprio costruita su delle vecchie fondamenti di questo avvistamento. Poi vicino alla parete c'è anche questa scalinata in ferro che fino a qualche anno fa, quando era agibile, che alloggiavo in questo hotel, potevo subire di questo scoglietto. Adesso la scalinata non è più agibile e non si può più scendere. Tra poco arrivano le onde della nave che siete arrivati voi, eh? Sono belli grandi, leggeri di sempre. È uscito un po' arrabbiato dal porto. Vabbè, ma che poi ed invece avanti a noi ci affacciamo questa prima gruppa, questa è naturale e gli isolani lo usano per il ricovero dei barchini sia nel periodo invernale, perché non c'è posto per tutti i centinaia di barchini sull'isola, sia nel periodo estivo, che quando sono in disuso sono di legno, non possono stare al sole, altrimenti si spaccano, devono stare all'ombra. Questo è naturale, poi ci addentriamo dentro le peschiere, sono artificiali. Occhio che arrivano già qualche ondicina. Arrivare anche questi pesci a mare aperto, le cosiddette murene, che sono dei pesci marroni con dei puntini gialli, e allevando questi pesci per loro era un segno di potere e di ricchezza, che invitavano i loro amici a pranzo e a cena, perché sopra le peschiere sorgeva la villa Augustea, la villa imperiale. Poi solo con l'entrata dei Borboni nel 1700, qui sopra sulle vecchie fondamenta della villa imperiale, i Borboni hanno costruito il nostro cimitero, che è anche un posto bellissimo da visitare, e vi garantisco signori, qui sopra nessuno si lamenta,
stanno tutti tranquilli e non è mai tornato nessuno. Bene, bene.